Buongiorno Nerazzurri, un saluto da Roberto Scarpini, buonasera e ben trovati dallo stadio Meazza per il posticipo della giornata di campionato che vede in campo Inter e Roma a chiudere questo turno della domenica, un turno della domenica che ha visto qualche risultato un po' a sorpresa, una giornata numero 24 che ha regalato per esempio il pareggio del Milan a Luigi Ferraris contro il Genoa, risultato decisamente un po' sorprendente, che ha consentito al Napoli per esempio, vittorioso in casa per 2-0, di accorciare la classifica, il distacco dai rossoneri, distacco che adesso da 5 punti si è ridotto a soli 3 punti. Vediamo però invece vedere quello che sapranno fare altre due squadre che hanno ambizioni alte in questa stagione, cioè l'Inter ma anche la Roma di Ranieri. E allora Leonardo, per questa partita che sarà diretta dal signor Tagliavento di Terni, assistito da Copelli e da Di Liberatore, mentre il quarto uomo è D'Amato, parte con questo 4-4-2 a rombo con Giulio fra i pali, Maicon, Ranocchia, Cordoba e Capitan Zanetti inquadrato in difesa, Carja, Tiago Motta e Cambiasso a centrocampo con Snyder dietro Pazzini ed Eto'o. La panchina di Leo con Castellazzi, Materazzi, Obi Milito, Nagatomo, Pandev e Coutinho. La Roma, modulo 4-3-3 con Giulio Sergio fra i pali, Cassetti, Burdisso, Quane, Rise in difesa, Berto De Rossi, Simplicio in mediana, Menez, Borriello e Vucinic in attacco. In panchina con Ranieri, Doni, Rosi, Brighi, Greco, Loria, Taddei e Castellini. Stadio che presenta il colpo d'occhio importante, sono tanti i sostenitori nerazzurri presenti sugli spalti del Meazza, pronti per incoraggiare e spingere e sospingere la nostra formazione all'ennesima buona prestazione. E allora calcio d'inizio per noi, Tagliavento aspetta l'ok dall'ispettore di campo della Lega. Pronti a battere sul pallone Pazzini ed Eto'o. Inizia in questo momento il match subito con pallone giocato su Carja, uno degli ex. Ce ne sono da una parte e dall'altra. In casa Inter l'ex appunto Carja, c'è stato un periodo in cui c'erano tanti rapporti. Attenzione a questa percussione subito in rapidità tra Pazzini ed Eto'o. Poi il contropiede affidato a Borriello, Borriello contro Ivan Ramiro, prova ad andarsi in un'azione personale, accorcia Carja in aiuto, se ne va Borriello in bello stile, palla al limite, attenzione, il tentativo di tiro è una ciabattata da parte di Actor Studio con la palla che va in fondo campo, ha calciato decisamente male Menez, non Vucinic, che poi ha inquadrato la regia. C'è un lancio lungo con Juan che di testa sbaglia l'appoggio, recupera Snyder, prova l'azione personale, si allarga, aspetta l'arrivo di Carja, gioca il pallone orizzontale per Tiago, fresco di convocazione in nazionale italiana. Cambiasso, palla per Pupi, lo affronta Cassetti, ancora Cucciu, ancora Pupi, palla fuori per il Cucciu, all'indietro per Ivan Cordoba, lo attacca Borriello, circolazione orizzontale del pallone per Ranocchia, Mike, 200ª partita ufficiale in maglia nerazzurra questa sera per Maicon, tocca corto per Carja, prova a partire in dribbling su Rise che lo mura, palla che viene messa in out e rimessa in gioco con un intervento in anticipo della difesa della Roma. Allora Ranocchia per Ivan Ramiro, spiattona lateralmente per Pupi, il capitano che gioca questo pallone, Roma tutta ritratta nella propria tre quarti, vuole aspettare a ripartire. Aveva detto Bruno Conti nell'immediato pre-gara, giocheremo con tre attaccanti per fare noi la partita. Vabbè, per ora è l'Inter che ci prova con Maicon dalla destra, uno contro uno con Rise, prova ad andare al cross, palla limita, attenzione Wesley, carica il sinistro, il tiro, è gol, 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 Snyderman, 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 Snyderman di sinistro, palla all'incrocio, al minuto 3 l'Inter è già in gol. L'Inter è già in gol.
L'acuto targato Wesley Sneijder, Maicon, palla al limite, Wesley con il sinistro, una palla imprendibile, imprendibile, due partite, due gol per Wesley Sneijder e l'Inter è in vantaggio dopo tre minuti. È lungo ancora, calma ragazzi, ma pronti via, fatto il gol con un tiro strepitoso di Wesley di sinistro, di collo esterno a cercare l'angolo lontano. Inter 1 Roma 0 dopo 3 minuti, il gol di Wesley Sneijder. Simplicio, Menez, Simplicio cerca il cost to cost per Cassetti, si intromette Sneijder, controlla con il petto, mette la sfera a terra, pronta a lanciare Pazzini in profondità. Pazzini controlla Etone intorno 5, scambia con Sneijder, l'appoggio laterale per Cambiasso, filtrante per Pazzini, attenzione, cerca il colpo a giro, non gira però e la palla va lunga. Buona però la rapidità esecutiva con cui si è andati immediatamente al tiro. Riparte ancora la Roma con Simplicio, palla giocata da Burdisso, Burdisso per Cassetti, Cassetti dentro per Menez, molto mobile, in realtà gioca quasi da trequartista. Borriello lo attacca, Cargiagli porta via il pallone, Sneijder gli ruba la sfera, prova ad appoggiare in verticale ma sono accanto a lui i giocatori, ferma tutto. Problemi per qualcuno? Succede? Ho visto che ha detto Cambiasso, ha detto fermo. Se lo dice Cambiasso si sono fermati tutti. Allora Maicon, Eto, il cambio di gioco, una giocata imprecisa, però può raccogliere la Pupi comunque da questo lato. Scambia con il Cuccio, Pupi attacca la profondità, palla dentro per Tiago, viene fuori Wesley, riceve, scambia ancora con Tiago, appoggia indietro per Ranocchia, Cargiare reclama il pallone ma va subito largo sulla destra per Maicon. Maicon prova ad andare, allora ancora Cargià, Cargià chiuso ancora per Maicon, attacca la profondità, Cargià va dentro, cornerone per noi e ce lo prendiamo il cornerone. Ma ci piace un cornerone, ci piace il cornerone dopo 5 minuti con l'Inter già in vantaggio per una rete a zero per il gol di Wesley Sneijder, secondo gol in due partite, rientro e gol sulla sirena quasi in quel del San Nicola di Bari per il gol dello 0-3. E adesso pronti via subito l'acuto vincente con una grande sassata dal limite dopo due minuti. Parte la traiettoria di Maicon, palla dentro, Ranocchia anticipato, poi Perrotta prolunga la traiettoria, Borriello protegge il pallone, Thiago Motta glielo porta via, irregolare però l'entrata di Cordoba ai danni del napoletano Borriello. Calcio di punizione per la Roma che batte De Rossi servendo proprio, anzi è Vucinic che avanza, palla al piede, Vucinic verticale per Borriello, prova ad entrare in area, lo chiudono, parte il tiro, ci vuole una grande parata di Giulio Cesar, bravo Borriello nell'uno contro uno, poi Cambiasso e Perrotta, palla che rimane lì recuperata da Menez, siamo al limite con Simplicio, prova ad andare, il capitano che esce, palla al piede e se ne va in gamba veloce come si dice. Bella l'apertura sulla destra per Maicon che è a campo, attenzione Maicon, punta Rise, carica il destro, il tiro fuori, ha cercato di anticipare tutti con un tiro quasi di punta a cercare la palla dritta nell'angolo, due palloni in campo intanto dice il signor Tagliavento e si riparte con Mike, ben servito, una grande ripartenza quella dell'Inter. Giulio Sergio Bertagnoli reclama che si allarghi qualcuno dei suoi per poterlo servire al limite, invece si riparte con il lancio lungo, Tiago di testa, pallone al limite, attenzione, cercano sullo stretto Cassetti e Menez di trovare Varchi, Menez chiuso, sbaglia l'appoggio dentro per Mirko Vucinic, possiamo ripartire con Sneijder, Cambiasso, Wesley, ancora Maicon sulla laterale destra, eccolo servito, può andare all'uno contro uno con Rise, attacca la profondità Pazzini, c'è cambio di gioco lunghissimo per Samuel Eto'o, controlla Cassetti, poco distante in raddoppio c'è Burdisso, Eto'o la mette dentro per Sneijder, atterrato, no dice l'arbitro, rimane a terra dolorante Wesley, Vucinic e ancora a terra Sneijder, il colpo di tacco, poi c'è un grande intervento di Cargià che poi scivola e Simplicio gli porta via pallone, si è rialzato intanto Sneijder, De Rossi cerca il lancio in profondità, fuori gioco questo, fuori gioco questo, reclamano per una trattenuta, si è buttato, gli dice Tagliavento a Borriello, palla regolarmente in movimento,
si ferma Eto'o, convinto di essere in posizione irregolare, forse lo era anche, non ci va su questa palla. Protesta Borriello in questa circostanza, vediamo, intanto nel momento del lancio era dentro, ha tenuto dentro la capitano, eh? Pupi era rimasto basso, non aveva fatto il passettino in linea, quindi aveva tenuto dentro Borriello. Intanto Borriello contro Ranocchia, bello questo duello fra i due, Maicon, Carja, recuperiamo palla ancora con Us che prova ad andare su Simplicio che gli porta via il pallone. Appoggia indietro su Rise, lo gioca centralmente su De Rossi. De Rossi attaccato da Thiago Motta, i due saranno compagni in nazionale contro la Germania mercoledì. Palla che viene giocata da Cambiasso per Zanetti. Zanetti con Eto'o, lascia la palla a Re Leone. Lo attaccano con Perrotta, uno contro uno di Eto'o, gioco di gambe. C'è largo, eccolo qua, servito Us. Può andare al tiro cross dalla destra con Rise che lo contrasta, c'è Wesley che gli si fa contro, ecco servito Snyder in autore del gol con Glitter, sta vincendo per una rete a zero. Snyder attaccato, Thiago Motta, Maicon tutta un tocco, Mike può avanzare, Pazzini fa il movimento, chiama la profondità, va dentro, cerca fuori Carja che può andare al cross, no, chiama l'1-2, bello, attenzione, Carja il cross, sbaglia la giocata, peccato, che bella azione. Poi Vucinic protegge con Maicon alle sue spalle, riesce a districarsi bene, bravo Montenegrino. Poi Rise attaccato da Pazzini, batte lungo questo pallone con Menez con il petto, Simplicio cambia tutto, scivola, riesce comunque a servire sul lancio Cassetti che appoggia Perrotta. Perrotta per Menez che allarga ancora per Cassetti. Bresciano mette palla a terra, cerca la collaborazione di Borriello, fuori per Perrotta, cambia tutto sul fronte sinistro per Simplicio e Rise, controlla il brasiliano con il norvegese sulla sua laterale, palla dentro per Vucinic, attenzione Vucinic, prova ad andare all'1-2 con Ranocchia che vince il rimpallo, poi Thiago Motta, poi Maicon nello spazio, il pallone per Pazzini, c'è la ripartenza, il contropiede, sono due dell'Inter, sono quattro però i giocatori della Roma. Pazzini aspetta l'arrivo di qualche nerazzurro, cerca Eto'o, c'è un pallone rimpallato dalla difesa, poi Cassetti lo va a gestire sul disturbo di Eto'o che commette fallo, i suoi danni. Calcio di punizione, stretta di mano fra i due con Burdisso pronto a battere, i convocati Burdisso sono due, due fratelli, ma l'altro è in tribuna. De Rossi cambia lateralmente il pallone per Rise, Rise per Simplicio, Simplicio per Menez. Palla che viene giocata da De Rossi, cerchio di centrocampo, allarga sulla destra per Cassetti, Cassetti per Vucinic, gli porta via palla il Cucciu, poi Snyder, vediamo di ripartire, lo facciamo con una palla giocata lateralmente ancora per Cambiasso, Cambiasso attaccato da Cassetti che rinviene mettendogli il pallone in out, è rimessa a nostro favore, palla che viene rimessa in gioco con Zanetti e il Cucciu, palla giocata da Thiago in avanti, era giusta l'idea di prima ma viene incontro Pazzini, non parte Toli, ci deve essere il movimento. Fatto un bel messaggio al mondo, a Mondonico che ha vissuto una settimana difficile con un intervento, e i tifosi della nostra curva gli mandano un bel in bocca al lupo, un forza Mondonico. Menez attaccato alto da Tiagone, palla fuori per Burdisso, Burdisso cerca qualcuno qui dare palla, cambia il gioco lateralmente per Rise, va a contrastare Carja, subito il lancio in profondità per Borriello con Maicon prima, poi Carja che forse subisce un fallo, dice di no, taglia vento, allora Simplicio, siamo al limite, Menez, Menez può allargare per Vucinic, cerca la veloce con Borriello, palla dentro per Simplicio, un rimpallo e si chiude la nostra difesa con Carja che rilancia, Juan in vantaggio su Eto'o, Rise, adesso la Roma che fa la gara ma è sotto di un gol, Inter che aspetta e cerca di trovare il campo per poter ripartire, Vucinic largo sulla destra, cerca il cross alla testa di Borriello con il petto, Mike per Giulio Cesare, si riparte. Calma ragazzi, il pallone già rimesso in gioco su Ranocchia che apre per Maicon, buona l'intesa con Carja in questi minuti iniziali sulla corsia destra, con Carja che si adopera molto anche ad aiutare quando sale Maicon, cerca subito il lancio dentro per Pazzini, vanno a chiuderlo Juan e Burdisso, riescono ad avere la meglio con un retropassaggio a Giulio Sergio che apre per Cassetti e avanza allora la Roma con Cassetti che gioca centralmente su De Rossi, lo attacca Snyder, palla indietro per Juan, Pazzini su di lui, apertura laterale per Rise, c'è Carja
che lo va ad aspettare, ancora De Rossi che va a sostegno del compagno ricevendo il pallone, servendo in avanti. Thiago Motta non riesce ad anticipare Vucinic, che adesso punta, faccia alla porta, pericolo, attenzione, Vucinic prova ad andare, Cassetti, il cross che taglia l'area e c'è il pareggio della Roma realizzato da Simplicio. Il pareggio della Roma con Simplicio, una bella azione articolata sulla destra con un pallone che ha tagliato l'area. Simplicio è stato lesto, Simplicio è al quarto gol stagionale, aveva segnato una doppietta addirittura nella gara a dicembre contro il Chievo e si riparte da 1-1. Qua vedete che va dentro bene, là in fondo Maicon non riesce a chiudere in anticipo su Simplicio che gli arriva da dietro, quindi vedete che non si rende conto di avere l'uomo che sbuca, bastava poco a Mike per metterla in calcio d'angolo, si deve rifare tutto da zero. È 1-1 dopo un quarto d'ora con il gol di Snyder, cui ha replicato Fabio Simplicio. Juan, adesso l'Inter deve riprendere ad attaccare e non più ad interpretare come aveva fatto in questi minuti dopo il vantaggio. Snyder, anzi Cargià, è troppo lungo il pallone, riesce a chiudere la difesa della Roma con De Rossi dentro l'area di rigore che lancia male sulla pressione di Hus, la sfera in out. Palla che viene rimessa in gioco da Maicon per Pazzini, c'è un fallo reclamato da Pazzini, una trattenuta di Juan, Tagliavento dice non ho visto niente, perlomeno non ritiene ci siano gli estremi per il fallo. E si riparte dopo un quarto d'ora, un gol che ha un po' freddato l'entusiasmo del pubblico nerazzurro che invece adesso dovrebbe iniziare ad incoraggiare la squadra. Palla che viene servita larga De Rossi, il lancio lungo a cercare Borriello, attenzione Borriello, appoggia fuori per Menez che la piazza, la grande parata, doppia di Julio César, ancora c'è un fallo di mano, tutto regolare, doppia occasione da gol per la Roma con Borriello, con Menez e con Simplicio, e c'è stato sempre un grande intervento di Julio César, reclamano i nostri, mentre si è infortunato qualcuno dei nerazzurri, forse proprio Julio César, si è fatto male Julio, attenzione. Rivediamo l'azione, Borriello appoggia fuori per Menez, il tiro, la grande respinta, il colpo di testa, poi ancora sulla replica, il colpo di testa di Borriello, la grande parata di Julio César, veramente una paratona quella di Julio, poi arriva ancora Menez, c'è la parata e gli cammina su un polpaccio, gli cammina su un polpaccio. Però poi si ripartirà con un calcio di punizione pericoloso in favore della Roma al limite dell'area con De Rossi, mi sembra che si voglia incaricare della battuta. Mentre Borriello ai box. C'è Borriello ai box, vediamo. Calcio di punizione in favore della Roma, Vucinic, De Rossi, c'è anche Rise. Vediamo qual è la scelta della coppia giallorossa, ci sarà il tocco per il tiro forte di Mirko Vucinic. Barriera ricca nerazzurra, parte Vucinic, il tiro murato dal corpo di Cargià sul tocco di De Rossi, sarà rimessa in favore della Roma con Marco Borriello che si rialza, pronto a riprendere la sua posizione sul terreno di gioco, rimessa per la Roma con Rise che può servire Menez. Il francese controlla, abbiamo perso un pallone in maniera un po' ingenua, abbiamo favorito questa ripartenza sulla destra a scalare con l'uomo in più, e Cassetti è stato bravo a mettere il pallone dentro per la chiusura di Simplicio per il gol del pareggio. Burdisso all'indietro per Julio Sergio che rilancia lungo il pallone nella metà campo dell'Inter, vanno a vuoto sia Menez che Cargià, recupera Maicon alle spalle dei due, appoggia il pallone a Thiago, Thiago per Wesley, lo attacca per Rotta, Wesley fa correre il pallone lateralmente per Maicon, poi dentro per Cargià, Cargià per Pazzini, c'è fallo, no, dice Tagliavento, sembrava una spinta quella di Juan, allora Menez per Vucinic, Vucinic con Borriello sulla destra, carica un destro, rimpallato,
Cambiasso che allunga via questo pallone che Karja può andare a gestire, servendo poi lateralmente Snyderman. Ecco Wesley con Eto'o poco distante, eccolo servito, Cassetti di fronte a lui, prova a puntarlo e a saltare, c'è la palla che va in out, non c'è irregolarità secondo Tagliavento di Cassetti ai danni di Samuel Eto'o, palla rimessa in gioco con Thiago Motta che entra duro su un giallo rosso e Tagliavento lo richiama immediatamente all'ordine, dice guardo l'ora, dice siamo dopo 18 minuti, hai fatto un fallo, al prossimo ti do il giallo. Ricordo che l'Inter anche la tematica dei diffidati, ci sono a rischio squalifica Thiago Motta, Pazzini e Eto'o in campo, tutte e tre se prendono un giallo salteranno la gara di domenica contro la Juventus. Pallone rimesso in movimento con Juan, 1-1 tra Inter e Roma per i gol in apertura di Wesley Snyder e il pareggio di Simplicio al minuto 13. Borriello appoggia per Rise, Rise per l'autore del gol del pareggio della Roma, poi Juan, Juan allarga sulla destra per Cassetti, chiama la profondità Mirko Vucinic, anzi Borriello, troppo lungo questo pallone e la palla viene rimessa in gioco da Giulione per Maicon che avanza rapidamente, lo aspetta Simplicio, tocco dentro per Karja, viene incontro Snyder che si abbassa, cerca il centrocampo, apertura immediata per il Cuciu, chiama la profondità Pazzini, non rischia la giocata dentro, allora gioca corto su Snyder, Snyder chiama il dai e vai con Cambiasso che sbaglia, l'appoggio a Zanetti e allora riparte la Roma con Borriello, un rimpallo favorisce Menez, poi Cassetti dentro per Simplicio, Vucinic, escono con un buon fraseggio i capitolini, palla che viene giocata, l'intervento e qua c'è il gioco pericoloso contro Snyder di due giocatori della Roma, De Rossi e Mirko Vucinic, ci sarà una punizione a favore dei ragazzi che può andare a battere Snyder che gioca veloce, il pallone su Karja, Karja per Maicon, la palla un po' lunga, Rise è in vantaggio, la palla potrebbe essere in favore della Roma e allora Karja bravissimo a tenere quella palla viva e a servirla, non a buttarla via, a servire Mike, sto solo il Cambiasso dal lato opposto, Eto'o messo giù da Juan, c'è un calcio di punizione anche per Juan, ci sarà il rimprovero del signor Tagliavento e qua c'è una punizione da sfruttare, peccato perché c'era Cambiasso tutto solo, Maicon non è riuscito a vederlo, penso che dai prossimi falli ci sarà il cartellino giallo, ha usato lo stesso metro che ha usato con Thiago Motta, non ha voluto dare il giallo al primo fallo vero visto nei primi 20 minuti di gara, già due gol, un fallo per parte, ma adesso c'è una punizione pericolosa con Wesley pronto a mettere della saggezza al centro dell'area di rigore dove salgono Thiago Motta, Ranocchia, Pazzini, Cambiasso, Eto'o, ferma tutto Tagliavento perché vede delle trattenute irregolari di Juan ai danni del Cuciu, finta marcatura zona da parte dei romanisti, parte la rincorsa di Wesley, tenta il tiro, respinta corta, mischia, arriva Eto'o, salvataggio sulla linea, salvataggio clamoroso, la palla non trattenuta, Inter vicino al gol da Giulio Sergio sulla punizione di Wesley e poi sulla respinta ravvicinata, salvataggio sulla linea dei difensori della Roma, Inter vicina al gol del 2-1, si riparte con Karja, attenzione a fuorigioco, rientra Wesley, palla larga di Cambiasso, di Zanetti, scusatemi, per Eto'o, lo attaccano in due, prova a passare là in mezzo, vediamo, gioco di gambe, scambia con Cuciu, potrebbe giocare orizzontale su Wesley, palla dentro, smorzata, non è riuscito a servire al centro e allora il pallone di Perrotta che prova a far ripartire i suoi con Menez, Pupi lo contrasta, c'è il raddoppio di Karja, il tocco finale è del nerazzurro, rimessa per la Roma. Inter sfortunata nell'occasione di poco fa con la palla che sfugge al portiere della Roma e poi tante gambe lì, difficile andare a metterla, vedete però lì che è mancato proprio il tapin di Ranocchia, intanto c'è un'azione che la Roma sviluppa sulla destra ancora con Menez, Menez cerca il lungolinea per Mirko Vucinic, arrivano al centro in due, in tre a raccogliere, Vucinic prova ad andare in azione personale, c'è Ivan Cordoba che manda la palla in out, giocatore che ha grande tecnica, Mirko Vucinic,
l'abbiamo visto ballare sullo stretto in mezzo alle gambe dei difensori nerazzurri. Per lui 5 stagioni a Roma. Palla rimessa in gioco, scambiano Menez e Vucinic. E qua c'è un pugno, e qua c'è un pugno, e qua c'è un pugno a Thiago Motta, e qua c'è un pugno a Thiago Motta, e qua Copelli a un metro, e qua Copelli a un metro, e qua Copelli a un metro. Non può non aver visto. Vediamo, rivediamo quello che è accaduto. Rivediamo quello che è accaduto, rivediamo, eh. Gli dà una manata, gli dà una manata. Niente. Gli dà una manata in faccia. Si stanno spiegando in due, si riparte con il pallone che adesso dovremo addirittura rendere. Dobbiamo rendere. Boh. Va bene, niente. Burdisso allarga su Cassetti, pallone dentro con Thiago Motta che anticipa proprio Vucinic, poi Zanetti parte in dribbling, salta un uomo, salta il secondo, appoggia per arrivare a Nero, boato del pubblico, perché quando il capitano mi parte con questi slalom così in mezzo a 15 giocatori la gente si esalta. Mike sulla destra, Pazzini attacca la profondità, si ferma, c'è Thiago che viene in aiuto, eccolo servito, chiama la palla larga, Eto'o al centro, buono il controllo, Eto'o cerca di andare, scambia con Pazzini, Pazzini per Eto'o, si chiude la difesa, prima Burdisso, poi Rise, la calciano via. Palla controllata da Borriello con Ranocchia alle sue spalle, il colpo di tacco con l'intervento di Carjà, palla che rimane lì, ferma il gioco Tagliavento e protesta il popolo nerazzurro per il fallo fischiato a favore di Simplicio. Due giocatori che accomunano, nel senso che hanno fatto gavetta prima di arrivare a una grande squadra, sia Simplicio che Carjà. Palla che viene giocata all'indietro verso Giulio Sergio, protagonista di una parata non parata poco fa sulla punizione di Snyder. Snyder che ha piede caldo oggi, attenzione. Maicon si ferma, appoggia per Hus, ancora il colosso attaccato, viene incontro Wesley, la palla giocata orizzontale su Thiago Motta, cerchio di centrocampo, palla per Snyder, attaccato da Perrotta, si prende il solito calcione da dietro. Perrotta prenderà un giallo da qua a non molto. Si insiste a dare queste botte da Tergo a Snyder, buona la giocata di prima di Thiago su Snyder che apre per Maicon, lo attacca Rise, uno contro uno, Mike Carjà porta via l'uomo, palla al limite per Eto'o, palla ancora dentro per Snyder, Snyder per Thiago Motta, attenzione, Thiago allarga per Cambiasso, il controcross al centro, allontana Eto'o, il tiro, fuori, che bello controllo e tiro forte a cercare l'angolo lontano, un Inter che non accetta il risultato del campo dopo aver trovato il vantaggio, si è trovata beffata alla prima distrazione vera, anche se poi la Roma è andata vicina ancora al gol con un'azione che ha visto Borriello e Menez impegnare in una tripla parata Giulio Sergio e Giulio Cesar, scusatemi. C'è il rilancio di Giulio Sergio, la testa di Cambiasso, poi Perrotta prova ad andare in un doppio intervento, fallo di Burdisso ai danni di Eto'o, dice di no l'arbitro e si arrabbia il pubblico nerazzurro. Cassetti allarga per Borriello, Borriello si ferma, rallenta, c'è Rise tutto solo sulla sinistra, lascia l'incarico a Vucinic che cerca la giocata veloce con Menez, si chiude la difesa con Ranocchia, Zanetti esce, palla al piede, gioca il pallone lateralmente per Cambiasso che potrebbe allargare dal lato opposto, serve Wesley, Wesley controlla, eccolo il cambio di gioco a cercare Maicon, calibratissimo, controlla il colosso, palla messa giù, Carjà gli va in sovrapposizione, gli porta via uomo, crea spazio dentro, salta un uomo un secondo, arriva al limite, palla filtrante, Cambiasso entra in aria, Pazzini, attenzione, Cucciu, il tiro, rimpallo, allontana la difesa della Roma, allontana la difesa della Roma, ancora un passo dall'occasione da gol, Borriello, rimaniamo alti in pressione, Cassetti, Cambiasso su Borriello, lo costringe, comete fallo e protesta Zanetti con Tagliavento, iniziamo a innervosirci su queste decisioni del fischietto Ternano. Rivediamola questa entrata in cui è stata bellissima questa azione regolare, Cambiasso arriva,
l'appoggia per Pazzini, mentre sta per tirare lo chiudono, poi lui prova con il destro, il tiro viene rimpallato, Inter ancora vicino al gol con questa manovra al minuto 27. Perdono un po' troppo tempo i giallorossi, va Ramiro, palla giocata su Karja, Karja allarga per Mike, Riese non lo attacca mai, lo aspetta sempre, è un'indicazione questa penso, palla su Eto'o con Juan che lo disturba, Eto'o rallenta, attenzione al fuorigioco di Pazzini, dice eravate in offside, allora allarga per Maicon, Maicon palla dentro per Eto'o, Eto'o parte con un dribbling, attenzione con un secondo, Maicon in posizione irregolare, c'è un tiro, una deviazione, palla smorzata e parata dal portiere della Roma al minuto 28, ancora Eto'o al tiro, questa volta para l'estremo difensore giallorosso, Cassetti, Vucinic di tacco, la mette dentro per Perrotta che prova a servirlo in profondità con Zanetti che lo contrasta, Vucinic cambia tutto sul fronte sinistro per Riese, buono il controllo, Riese può andare a mettere in movimento Menez, Menez potrebbe servire ancora Vucinic, cerca invece la veloce con Borriello, viene rimpallato, Riese al limite, palla per Simplicio, tenta il tiro e la palla termina a lato alla destra della porta difesa da Giulione. Anche la Roma quando attacca, attacca bene, fa vedere buone manovre. E si riparte con Ranocchia, Maicon, ci avviciniamo alla mezz'ora con Mike che controlla. Palla giocata dentro per Snyder, apertura immediata per Pupi. Avanza il capitano contrastato da Perrotta, si fa vedere Snyder accanto a lui, il tocco corto per Cambiasso. Cambiasso cerca il cambio di gioco sul fronte opposto per Maicon, Maicon uno contro uno con Riese, prova ad andare dentro, attenzione Mike, chiama l'1-2 con Pazzini, buttato giù al limite, l'arbitro dà il vantaggio, c'è Karja che può andare al cross dalla destra, Murato in calcio d'angolo, no, va a vuoto il portiere della Roma, poi Juan e Simplicio la buttano via, recupera la palla Thiago Motta, Thiago l'appoggia su Snyder, attenzione Wesley, carica il destro, allarga per Karja, ha preso un po' in controtempo, Usta tiene viva, scambia ancora con Snyder che può andare a mettere la palla al centro, la testa di Riese che allontana, poi l'anticipo di un nerazzurro ma è Juan che esce, palla al piede, Tiagone lo contrasta, poi Simplicio, poi Karja controlla mettendo palla a terra, attaccato da Vucinic, difende bene il pallone, lo appoggia Thiago, Thiago per Cambiasso, usciamo bene sullo stretto, bravo Cucciu a vanificare il disturbo di Borriello, aprire sulla sinistra per Pupi, uno contro uno con Cassetti, cerca di andare dentro, il capitano scambia con Eto'o, allarga per Karja, anzi per Snyder, il suo destro, tiro, la parata, ancora la parata ancora di Giulio Sergio alla mezz'ora esatta, è un Inter che insiste, è un Inter che ci prova, Eto'o, palla rimessa in gioco, ne ha davanti due, cerca di andare, attenzione, mette dentro per Zanetti, un rimpallo, ancora Eto'o, apertura, cambio di gioco sulla destra per Maicon, Maicon la va a piazzare, rimbalza sul corpo di Riese, calcio d'angolo numero 2, forza ragazzi. Va a battere dalla destra il Colosso, ha il piede caldo questa sera Snyder, la rincorsa di Maicon, attenzione, parte la traiettoria, primo palo, Ranocchia va bene sopra tutti ma troppo alta la traiettoria della sua girata di testa, con Pazzini che si agita un po' perché ancora in questo caso ritiene di aver subito una trattenuta, ricordiamo quella di Masiello, quella cravattina di Masiello. E allora si riparte con il rilancio affidato al portiere della Roma, protagonista fino a questo momento di almeno due o tre parate importanti. Rilancio lungo, la testa di Varramiro, palla che va in out sotto la panca di Leo, inquadrato dalla regia, si riparte con una rimessa affidata a Cassetti che serve Menez, che sbaglia la giocata, Cambiasso, ma Vucinic riesce ad aiutare il compagno, protesta il Cucciu con il direttore di gara, c'è un cambio di gioco, Riese appoggia il pallone sul disturbo di Mike, ma è Karja che lo recupera, poi Snyder di prima per Pazzini, palla lunga, vediamo se il pazzo la tiene, certo che sì, uno contro uno con Juan, prova ad andare al cross, è Murato, poi Simplicio, appoggiano indietro su Riese che svirgola la giocata, Snyder prova ad andarla a prendere, la recupera, attenzione Wesley, si ferma, bravo Wesley, palla dentro per Thiago Motta, Thiago per Pupi, Pupi può andare da solo, prova ad andare da solo, mette la freccia, guadagna il fondo, Murato è chiuso bene dalla difesa giallorossa, poi Vucinic e Cambiasso su di lui con Vucinic che manda il pallone sulla gamba del Cucciu, così non è, dice l'assistente, la rimessa è a nostro favore.
va a chiedere Vucinic a Cambiasso di dire che la palla l'ha toccata. Cambiasso non fa una piega e ripartiamo sulla destra con Maicon. Forza ragazzi, attenzione, palla al limite, Eto'o attaccato, si deve liberare, prova a girarsi, andare dentro con qualche lo segue, guadagna il fondo, il cross, finta, controfinta, scivola poi nel momento in cui l'aveva beffato l'avversario. E adesso il contropiede della Roma con Jeremy Menez, se ne va in azione personale, profondità per Borriello, non ci arriva Ranocchia, Borriello contro Ivan Ramiro, uno contro uno, attenzione, arriva a rimorchio anche Menez che carica al destro dalla distanza, allarga per Vucinic, chiama la palla a Borriello dal lato opposto, tenta il tiro, murato da Pupi. Ancora Vucinic, attenzione, nello stretto, Simplicio, entra in aria solo, Giulio, parata, controcross, palla dentro l'area di rigore, allontana la difesa, Menez, il tiro, ribatte con il corpo Piagone, che ragazzi, che grinta, che carattere, Pazzini, cerca dentro Snyder, palla lunga, Juan in vantaggio. Il pallone dentro, bellissimo, l'assist di Vucinic per Simplicio e ancora una volta un pericolo per la nostra porta al minuto 33, gara aperta sicuramente quella del Meazza quest'oggi. Vucinic lo attacca al Cucciu, parte in dribbling in Montenegrino, salta anche Karja, scambia con Menez, palla ancora per Vucinic, Vucinic lo attaccano in due, Menez cerca di andare, Vucinic entra in aria, esce Giulio, il cross con la porta spalancata, lontana Cordoba, Rise carica un sinistro dalla distanza, ribatte la nostra difesa un po' in affanno su queste folate sullo stretto dei giallorossi. Pazzini, gli toccano via il pallone, Zanetti anticipa Simplicio, si può andare, vai a destra Pupi, vai a destra Pupi, bravo Snyder, ci sono Maicon e Eto'o, palla per il Re Leone, attenzione Eto'o, entra in area dal lato destro, Maicon va verso il centro, fa una finta, il tiro, la piazza, Eto'o, 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 al 35, 2-1, il sigillo del Re Leone, 14° gol in campionato per lui. Che bella azione, la grande ripartenza, poi lui arriva alla finta e la va a piazzare, colpevole il portiere della Roma in questo caso, colpevole perché si va a passare la palla proprio sotto la pancia dove la capra la campa, è quella? Un po' colpevole però fa una grande giocata sullo stretto e la va a piazzare. Niente da fare per Giulio Sergio, Inter 2 Roma 1, forza ragazzi. Come sta bene? Je m'appelle Eto'o! Je suis Eto'o, Eto'o, Eto'o! Sono io, Samuel Eto'o. 2-1, forza ragazzi. Che partita. Menez se ne va, Ranocchia esce pulito. Piago controlla, apre per Mike. E ripartiamo ancora una volta con i chilometri su quella fascia macinati dal colosso. Attacca lo spazio Eto'o, viene servito di tacco dentro per Maicon, vince un contratto, attenzione, palla buona, Eto'o, il tiro, altro calcio d'angolo, ancora vicino al gol la nostra Inter. Che azione Maicon Eto'o, che azione Maicon Eto'o, mamma mia, la deviazione di Giulio Sergio al minuto 36, ancora vicini al gol con un'azione in ripartenza velenosissima dalla bandierina Snyder. Forza ragazzi, attenzione, Inter 37 minuti, parte Wesley, palla dentro la testa di De Rossi, recupera il pallone Maicon, Thiago l'appoggia all'indietro, Karja, attenzione al contropiede della Roma, attenzione con Menez, buttiamolo giù lì, bravo Us! Ma no, pallone, 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 ammonizione per Karja al 37, voglio rivederla, mi è sembrata pallone tutta la vita. Non ha preso il pallone, dice, vediamo,
pallone. Questo è pallone, eh? Vedete, riprende pallone. Lui controlla male Menez, lui gli prende il pallone. Pagnolada per Tagliavento. Si riparte con questo calcio di punizione per la Roma, mentre tutto lo stadio sta tirando fuori il fazzolettino bianco per Tagliavento. Protestano con questa decisione del fischietto ternano. Calcio di punizione che va a battere Rise, che guadagna ancora dei metri con Tagliavento, dice ma dai, ma lasciateli guadagnare qualche metro. Eccolo qua, tutta la pagnolada nerazzurra allo stadio che si eccita e che sbandiera protestando così. Parte Rise, la punizione, il tiro, muro con Thiago che rimane giù. Stava meglio prima, vediamo se buttano il pallone fuori oppure no. Sì, lo fa sportivamente Cassetti con Thiago Motta che stava decisamente meglio prima di prendersi questo bolide in pieno stomaco. Devono entrare i sanitari in piena pancia, sono colpi che ti fanno mancare il fiato, poi passa. Però primo piano per Leo, Inter in vantaggio per 2-1, un Inter che sta giocando con grande carattere. Abbiamo rischiato qualcosa, vedete la botta fortissima ravvicinata, la presa proprio sul fianco destro. Non è proprio la bocca dello stomaco, non è andato proprio così con gli addominali, per quanto uno possa averne. Intanto la regia ci mostra un primo piano di Yuto Nagatomo accanto a Coutinho. Gioco fermo al Meazza, sono 39-16 minuti, tutto ok, dice il professor Combialeo alla panchina della serie, non ci sono problemi per Tiagone che potrà riprendere alla sua posizione davanti alla difesa di metronomo nerazzurro, mentre parlottano Cambiasso, Snyder e Eto. C'è Cucciu che sta facendo un briefing agli altri due. Stringe i denti Thiago, che deve lasciare il terreno di gioco perché è soccorso in campo. Si ripartirà con l'Inter che renderà la sfera alla Roma, che ce l'aveva, aveva buttato fuori il pallone per consentire l'intervento dei sanitari nerazzurri. E chiedono i nostri se bisogna battere la rimessa o se Tagliavento aveva fermato prima. L'arbitro dice rimessa. Allora Leonardo sta spiegando a Snyder di rendere il pallone, allora lo farà Samuel Eto'o rendendo il pallone alla formazione giallorossa con Perrotta che ha qualcosa da dire a Eto'o, che gli sta spiegando avevate la palla lì, ve la vedo lì dove andate. Cassetti, la panchina intanto dell'Inter, c'è un professor Rapetti che si è preso qualcosa da Cassetti, è andato a difendere Nista, in realtà deve essere successo qualcosa in quel frangente, deve arrivare il quarto uomo D'Amato a placare un attimino gli animi. Juan, Simplicio, Rise, ancora Simplicio, palla dentro per la giocata di Vucinic che mette in movimento Borriello, chiude Cucciu, Pazzini, Snyder di prima, queste giocate di Wesley quanto ci mancavano. Colpo di tacco, attenzione che vede Pazzini partire, non rischia la giocata, lo vede, Pazzi sul limite, filo del fuorigioco, ci prova Cucciu a servirlo, palla dentro, attenzione, appoggia l'indietro per Pupi, avanziamo sulla sinistra con Zanetti, Snyder, viene incontro Eto'o, viene incontro Pazzini, gioca facile dalla parte opposta per Us, Carja allarga per Maicon, uno contro uno con Rise, Mike lo punta, vediamo, può andare dentro sull'interno, vediamo, ci prova, fuori per Carja, fuori per Eto'o, Eto'o prova, si gira ancora una volta, orizzontale la palla per Snyder, la ripiazza morbida, Giulio Sergio ci arriva, dove, che piede caldo che ha Snyder oggi, c'ha lo scaldapiedi interno, non lo sappiamo, ma c'ha un piede caldissimo quest'oggi. Ancora Inter vicino al gol, palla recuperata da Cambiasso, ancora Snyder, sfruttiamolo questo momento, Thiago Motta con Tagliavento che poi c'è un fallo di Vucinic ai danni di Snyder, l'arbitro gli dice vantaggio perché la palla l'avete voi, qui però Zanetti,
avanza Puppi, palla al piede sulla laterale sinistra, sono 42 minuti, 3 più il recupero, gioca male la palla al Cuccio, Cassetti con le mani su De Rossi, lo attacca Pazzini, De Rossi si ferma e si gira, gioca il pallone orizzontale per Simplicio, si fa vedere Rise, eccolo qua lo sviluppo della manovra sulla laterale di sinistra con ancora Simplicio, cerca la battuta lunga per il movimento di Borriello, attenzione, l'arbitro ferma il gioco e dà l'ammonizione a Borriello per il colpo che ha dato a Ranocchia, che si prende un colpo, mamma mia, dice ammonizione per Borriello al minuto 43, rivediamola questa azione, cerca di passare dalle parti tra Ranocchia e Maicon, rivediamola, è qua già sfumata l'azione, ha già dato il colpo con la mano, anche qua già è passata. L'arbitro qua ha già fermato il gioco per comandare il calcio di punizione con Andrea che si rialza, Andrea che ha sul naso ancora i segni del colpo del suo compagno di Under 21, Okaka. Maicon, Carja, si ferma, buono il movimento, parte Maicon sulla destra, eccolo servito in lungolinea, servito, si intendono bene i due, il cross al centro, cercare Pazzini, un rimpallo, chiude la difesa della Roma, bene, poi De Rossi attaccato, è irregolare l'entrata di Eto'o ai suoi danni, così dice Tagliavento, calcio di punizione per la Roma, battuto da Simplicio per il solito Rise, 44 minuti, ultimo minuto, ci sarà da recuperare almeno un paio di minuti nel corso di questo primo tempo, Cassetti controlla dalla destra, lo attacca Cambiasso, attenzione, cerca la profondità per Vucinic, protegge il pallone con Cordoba alle sue spalle, lo costringe ad andare fuori, poi Cambiasso, poi Cordoba, palla in tribuna, applaude il Cucci. Bravi, perché bravi a non farsi schiacciare troppo e favorire il tiro. Perrotta, Menez, Perrotta, orizzontale il pallone su De Rossi, controlla male, Perrotta lo aiuta però con un calcio all'indietro per Juan, metà campo giallorossa con il brasiliano che riapre sulla destra per Cassetti, viene Cuccio a prenderlo, Cassetti tocca per Jeremy Menez, Menez, Borriello e Vucinic non danno punti di riferimento, parte Vucinic, palla al piede, cerca di andare, il pallone filtrante, un regalo a Giulione che può far ripartire la nostra manovra, si allarga Mike, si allarga Ranocchia, dice la tieni qua, 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 buona per te. Sale Maicon, sta basso Carja e la palla è per Us che può servire Mike, no, ci ripensa, appoggia indietro ancora per Ranocchia, lo attacca Simplicio, Maicon largo, eccolo servito con De Rossi che lo va a disturbare, pallone indietro ancora per il giovane Ranocchia, attaccato da Borriello, 2 minuti di recupero perché scatta il 45esimo in questo momento la lavagna del signor D'Amato, con Giulione che batte lungo cercando la zona di Pazzini, Cambiasso, c'è l'intervento di Cassetti, poi Vucinic protegge con il corpo, l'intervento di Varramiro in anticipo su Jeremy Menez con Puppi pronto ad aiutarlo, Cordoba, vediamo che cosa fa da lì, no, attenzione, palla persa, recuperata da Borriello, Borriello scambia con Perrotta, Perrotta si libera di Pazzini, deve dare all'indietro, serve Burdisso che cambia tutto sul fronte opposto per Rise, non sale mai con l'attacco perché la palla è arretrata, Rise aspetta, cerca di andare al cross dalla sinistra, è chiuso da Carja, prova il dai e vai con Ranocchia che allontana, può partire il contropiede ma c'è Perrotta, Juan di testa all'indietro, addirittura su Giulio Sergio Civaito, spiattona via il portiere brasiliano nella zona in cui Ranocchia con calma recupera questo pallone, attenzione Vucinic che arriva, palla per Thiago, Piagone che controlla sulla destra, parte immediatamente il colosso, si gioca l'ultimo minuto del primo tempo con Mike che prova ancora l'azione personale, Rise lo rimpalla, mette la palla in tribuna, preoccupato dalla percussione sulla destra di Nando Maicon, e allora con le mani è proprio Mike pronto a rimettere il pallone in gioco, ce ne sono 2 di palloni in questo momento, Carja glielo rende, guarda il cronometro, 40 secondi ancora da giocare, Inter 2, Roma 1, palla che viene messa in gioco su Samuel Eto'o probabilmente, vediamo, su Carja, Maicon, un rimpallo, Maicon esce vincendolo, cross al centro, attenzione, ancora una parata difficile di Giulio Sergio, poi prova ad uscire la Roma in contropiede con Borriello, con Puppi che lo costringe a dare all'indietro, poi scivola Cassetti, riesce con un po' di fortuna a saltare il capitano, poi Snyder chiude su Borriello, il tocco finale è del giocatore nerazzurro, reclama, c'è una discussione tra Borriello e Baresi e l'arbitro dice vabbè facciamo così, andiamo a prendere il tè così vi calmate tutti quanti, discussioni tra Borriello e Baresi, Borriello adesso discute anche con il quarto uomo, un po' di
polemiche anche fuori dal campo. È così che finisce il primo tempo con l'Inter in vantaggio per 2-1. Snyder, Simplicio, Eto'o, i marcatori. Pausa per noi nella regia. Nuovamente collegati con il Meazza per il secondo tempo di Inter e Roma, 2-1 dopo i primi 45 minuti di gioco per i gol di Snyder, dopo 3 minuti di Eto'o al 35. Il gol del temporaneo pareggio era stato realizzato da Fabio Simplicio al minuto 13. Una partita ricca di emozioni con tante occasioni da gol da una parte e dall'altra, perché è stato grandioso Giulio Cesare al 16esimo a replicare in doppia battuta delle conclusioni ravvicinate di Borriello e Menez, così come è stato superbo il portiere della Roma Giulio Sergio in almeno 4 occasioni, su una punizione, su un tiro di Eto'o, su un tiro di Snyder. Anzi, Eto'o e Snyder sono sempre stati loro i due protagonisti nel corso del primo tempo ad impegnare il portiere 33enne brasiliano, arrivato 5 stagioni or sono dall'America in quel di Roma. Primo piano per il principe Milito, arriva anche Leo, ci siamo tutti, quindi si può iniziare il secondo tempo. Tagliavento che ha diretto non senza qualche polemica da parte di pubblico e giocatori nerazzurri in campo. Partita tutto sommato corretta, con un ammonito per parte, Borriello per un colpo al volto a Ranocchia e Carja per un presunto fallo da dietro da Lili Menez, che in realtà si è poi visto con l'immagine televisiva essere un intervento pulito sul pallone. Rise, iniziato il secondo tempo intanto in questo momento. Scambiano Menez e Rise sulla laterale sinistra, palla dentro per Simplicio. Borriello, Vucinic, attenzione, allarga per Menez, la chiusura di Maicon, Ranocchia, calcia via, ancora Rise, Simplicio, poi Carja e Pazzini, perde il tempo, Pazzini recupera la palla, ancora Rise che carica un sinistro dalla distanza che manda altissima la sfera sopra la porta, difesa da Giulio, e si riparte con il pallone che verrà rimesso in gioco con un appoggio laterale per il capitano. E Pupi che mette palla a terra, c'è Tiagone al centro del campo che riceve, non c'è opposizione di avversari nella giocata di Thiago Motta, che prova il lancio lungo su Pazzini, Rise di testa, appoggia centralmente per Juan, lo attacca Eto'o, apertura laterale per Cassetti, pressione alta di Cambiasso, il pallone in avanti con Pupi che anticipa secco Borriello, se ne va nello spazio saltando un paio di avversari, poi c'è il suo amico Nicky Burdisso che recupera questa palla vagante, la rilancia nella metà campo nerazzurra dove Thiago Motta prova a servire immediatamente Snyder, sbaglia l'appoggio, pallone giocato con Thiago che chiude pulito sul francese, recuperando quel pallone che aveva regalato involontariamente agli avversari. Carja, apertura larga sulla destra per Maicon che vince il contrasto con Vucinic, cerca il pallone dentro per Snyder, buon movimento, numero di Wesley, Eto'o, apertura per il Cuciu, Cuciu per Eto'o, Snyder, c'è da questa parte Maicon, eccolo trovato con un'apertura calibratissima, Rise lo va ad attaccare, Mike appoggia di prima a Hus, Carja per Maicon, Maicon prova l'uno contro uno ancora con Carja alla sua destra, cerca il pallone dentro per Pazzini, buono l'appoggio, non si intendono i due, Pazzini tiene palla, scambia con Carja, Carja ancora per Pazzini, Rise lo va a ostacolare, cerca il movimento dentro per Maicon con Rise che allontana, poi Ranocchia e Vucinic, l'intervento preciso di Andrea che subisce un fallo, poi riesce a servire comunque Maicon, palla dentro per Eto'o, buona la manovra, attenzione al Raleone, attenzione al doppio passo, arriva al limite, prova ad andare dentro, chiude per Rotta in allungo, poi palla recuperata da Borriello, riparte la Roma con Borriello, palla per Menez, di prima per Vucinic, chiama la palla centralmente proprio Borriello con il capitano che lo anticipa, un rimpallo ancora Borriello, lo attacca il Cuciu, pallone filtrante, Tiagone è lui che recupera e non si passa con Wesley, riparte la manovra dell'Inter, la Roma è con tutti i suoi uomini, 7 nella propria metà campo, una ripartenza affidata ai soli 3 davanti,
non si scopre, la Roma non vuole più dare il fianco alle ripartenze che sono state velenosissime dell'Inter. Wesley lo attacca De Rossi, palla larga per Eto'o, cerca di andarsene su Cassetti con un dribbling, cerca di andare, lo salta ma si porta il pallone lungo il tragitto direttamente in out, ferma il gioco alzando la bandierina là in fondo Copelli, anzi è Di Liberatore che è l'assistente di sinistra. Palla rimessa in gioco su Jeremy Menez, pallone all'indietro su Juan che allarga per Rise, Rise può avanzare e servire Vucinic, cerca l'azione personale il montenegrino, prova a saltare Karja, attenzione, pallone largo per Jeremy Menez, sovrapposizione di Cassetti, Menez si ferma, cerca di andare al tiro, è chiuso, parte il cross, bravo Ranocchia ad anticipare Borriello, poi Cucciu viene incontro a Wesley, viene servito, Perrotta lo sta marcando praticamente a uomo, Snyder se ne va e sbaglia l'appoggio, proprio Perrotta che recupera, Menez e riparte la manovra della Roma con il francese che prova ad andare all'uno contro uno con Zanetti, prova a guadagnare il fondo, palla che passa in aria, allontana Ranocchia mettendo la palla in tribuna, è rimessa con le mani per i giallorossi, Roma che quando attacca punta molto sulle qualità di tecnica individuale dei vari Vucinic e Menez che fino a questo momento hanno saputo creare problemi alla retroguardia nerazzurra. Però è giocato da Simplicio, palla per De Rossi, De Rossi cerca il taglio dentro per Menez, attenzione al movimento di Borriello, c'è Thiago Motta che interviene ma è irregolare, secondo il direttore di gara l'entrata di Thiago ai danni del francese, c'è una punizione pericolosa perché sulla verticale del dischetto si dispera Thiago per questa entrata, vediamola. Dov'è il fallo? Vediamo che non lo capisco. Non ho capito molto, onestamente, anche rivedendo l'immagine, la tipologia di irregolarità. Tant'è. Per Tagliavento è calcio di punizione, un calcio di punizione che si apprestano a battere Rise, De Rossi e Vucinic, sono in tre su quel pallone. Vucinic sembra quello intenzionato a voler battere. Giulione chiama una barriera, 4, si vanno a piazzare Eto'o, Thiago, Ranocchia e Cambiasso, parte Vucinic, la piazza altissima, colpisce malissimo il montenegrino questo pallone che va veramente quasi al secondo anello, si riparte quindi con una rimessa affidata a Giulione che mette palla giù, Borello gli dice aspetta un attimo che devo mettermi a posto la scarpa, Giulio avvisa il direttore di gara, ok adesso si può ripartire, protesta Menez ma Tagliavento gli dice guarda che è il tuo compagno che ha chiesto al portiere dell'Inter di pazientare un secondo, c'è il rilancio di Giulio Cesar, il controllo di petto di De Rossi, palla messa giù recuperata da Snyder che subisce un'irregolarità a centrocampo da un giallo rosso, uno a caso per rotta e quindi calcio di punizione a favore dei nostri con Perrotta che si rialza, punizione battuta da Thiago per Pupi, Cucciu, palla dentro per Pazzini, è una palla profonda ma troppo lunga per Pazzini, allora si riparte con Rise, Simplicio, Simplicio ancora per Rise, lo attacca Maicon, escono bene in palleggio i giovani giocatori della Roma con questa manovra a tre con Vucinic, Simplicio e Rise che va al cross dalla sinistra, palla troppo profonda per Borriello, c'è Giulione con le mani subito per Pupi, il capitano può ripartire, avanza, palla al piede, gioca la sfera su Thiago Motta, Cambiasso, Snyder vuole farsi vedere per ricevere questo pallone ma non riesce a essere servito fra le linee, ritorna indietro, scambia con Pazzini, ancora il taglio a cercare Eto'o che dice bravo ma non l'ho capito, non è partito, è rimasto fermo, lui ha messo un buon pallone oltre, intanto iniziano a scaldarsi tre giocatori della Roma, ricordiamo allora le panchine con Ranieri, vi sono Castellini, Taddei, Loria, Greco, Brighi e Rosi, intanto avanziamo con Cambiasso, Snyder, Snyder si ferma, serve Eto'o, arriva Pupi sulla laterale con Leo, invece Gioe Lobi, Milito, Materazzi, Pandev, Coutinho e Nagatomo, palla giocata da Eto'o, Eto'o per Snyder, Snyder dentro per Pazzini, Pazzini ancora per Eto'o, fallo questo, brutta entrata irregolare di Juan ai danni di Samuel Eto'o e c'è una punizione dal limite con Eto'o che ha preso una brutta botta, Cambiasso
va subito a sincerarsi sulle condizioni del compagno, si ripartirà con una punizione anche qua verticale del dischetto, siamo intorno ai 22 metri con Juan che va a sincerarsi delle condizioni dell'avversario che si è già rialzato. Entrata violenta, vedete che è in vantaggio Eto'o, di testa lo anticipa, Juan lo spalla via, c'è Snyder, c'è Eto'o, vediamo chi si incarica della battuta. Eto'o sembra voler lasciare a Wesley la giocata quest'oggi. Piede caldo di Wesley, attenzione, chiama barriera ricchissima Giulio Sergio, forza ragazzi, sono 9 minuti nel corso del secondo tempo con l'Inter in vantaggio per 2-1. Tagliavento dice state fermi lì ai giocatori della Roma. Wesley pronto a battere, parte il fischio di Tagliavento, parte Wesley, palla giro murata dalla barriera della Roma, Thiago Motta mette giù, attacca Jeremy Menez, allarga per Ivan Cordoba, Cordoba si ferma, la gioca ancora per Thiago Motta, Thiago guarda e prova a mettere in profondità per Pazzini, la testa di Burdisso, recupera Cambiasso, palla al limite ancora per Snyder, infiltrante ancora, prendi tu, prendo io, non la prende quasi nessuno e poi arriva proprio Juan a salvare tutto quanto, esce in palleggio con una buona progressione, mette in movimento Menez, esce bene la Roma da questa situazione difficile con il cambio di gioco di Cassetti per Rise, Pazzini lo va a attaccare, palla all'indietro sul portiere, ci va Cucciu, attenzione, piede un po' di marmo di Giulio Sergio che calcia il pallone in tribuna, applausi perché la pressione ha dato efficacia da questo punto di vista, con le mani Maicon pronto a rimettere in gioco su Pazzini, protegge, buttato giù, l'arbitro dà il calcio di punizione a nostro favore, non è rimessa, è punizione e allora giochiamola questa punizione, no, già battuta, corta, Maicon, Carja, attenzione, palla filtrante su Pazzini, troppo veloce la giocata di Hus, niente da fare, Giulio Sergio che recupera e riparte ancora una volta la manovra dei giallorossi sotto per 2-1 con Burdisso, Burdisso attaccato da Eto'o, indietro per il portiere, Eto'o lo attacca, Giulio Sergio calcia lungo questo pallone nella zona di Borriello, la testa di Thiago Motta, Carja mette palla giù nel cerchio di centrocampo, si libera del disturbo di Menez, appoggia a Cucciu, poi Snyder, un Inter che gioca un calcio gradevole, Wesley buono l'appoggio in orizzontale per Thiago che vede partire Maicon sulla laterale destra, Maicon appoggia fuori ancora per Carja, Carja si deve girare, si gira bene, bravissimo, l'apertura per Ivan Ramiro, applausi da parte del pubblico, Pupi scambia con il Cucciu, viene incontro Thiago Motta, Ivan Ramiro lascia a lui la giocata, pallone largo ancora per Cambiasso, vede partire Pazzini, posizione regolare, è regolare, era il gol, l'arbitro sbandiera, aveva messo un gran pallone dietro, si è alzata la bandierina di Copelli, vediamo a occhio, vediamo. Difficile da vedere, in quei casi l'assistente può decidere anche di far correre, difficile, semplissimo, attacca la Roma adesso con Perrotta, il cambio di gioco sulla sinistra per Vucinic con un passaggio arretrato, deve venire basso a prendere il pallone all'altezza della panca di Leo con Maicon che lo aspetta, Vucinic che lo punta, attenzione all'accelerazione, palla filtrante per Borriello, la testa di Ranocchia che anticipa tutti, poi Thiago Motta che mette giù il pallone attaccato da Borriello, cerca di servire dentro un compagno ma sbaglia l'appoggio, poi allora ancora Menez, Borriello, pericolo, attenzione, palla al limite per Vucinic, un rimpallo sul volto di Carja, Vucinic ancora, Menez, attenzione che va dentro, Menez prova l'azione personale, cerca di andare, Thiago Motta che allontana, De Rossi che recupera, carica al destro dalla distanza, palla che va fuori molto a lato, un 3-4 metri alla sinistra del specchio della porta difesa da Giulio, tiro che andava a 83 km orari, ci segnala un rilevatore posizionato dietro la porta, tiro più veloce del primo tempo, quello di Samuel Eto'o, intanto rivediamola questa conclusione, colpisce male di collo esterno Daniele De Rossi, pronto al rilancio Giulio, mentre continuano a scaldarsi tre giocatori della Roma, l'Inter si scalda sotto il tunnel quindi non si vede chi sta lavorando, Ranocchia brava ad anticipare Borriello ma regala la palla di fatto al portiere della Roma, si scalda Taddei intanto, Brighi e il terzo non lo distingo, Vucinic,
avanza sulla sinistra con Carja al disturbo, palla dentro di Menez per Simplicio. Simplicio cerca la veloce con Borriello, il dai e vai, trova la chiusura di Ivan Ramiro, poi Capitano contro Cassetti, è sempre più veloce lui, è sempre più veloce Puppi che riesce ad anticipare l'avversario e mette la palla in out, rimessa con le mani affidata a Marco Cassetti. È arrivato a Roma dal Lecce, lui che è bresciano di origine. Menez si ferma, si gira, orizzontale la palla per Fabio Simplicio, arriva Rise sulla corsa, viene servito, non può tirare, deve allargare per Vucinic, c'è Carja a chiudere, palla dentro al centro, c'è Care Borriello che cerca l'acrobazia, l'arbitro gli fischia anche un fallo offensivo ai danni di Ivan Cordoba e quindi si ripartirà con una punizione dentro l'area a nostro favore o una rimessa da fondo, fate voi, punizione, punizione, dice Tagliavento a Giulione, con Vucinic che sale a disturbare Ranocchia. Roma che non ci fa più partire con palla giocata al limite, Ranieri è corso ai ripari nell'intervallo dando indicazioni chiare ai suoi, rilancio in zona Maicon con Vucinic che sfiora il pallone ma non lo tocca, palla che va fuori con le mani Simplicio per Menez, sempre nel vivo della manovra il francesino. Rise all'indietro, un po' corta per Juan che deve buttarla senza guardare, Ranocchia contro Vucinic e Borriello, bravo Andrea a non rischiare nulla, a mettere la palla in tribuna, rimessa con le mani effettuata, il pallone di Menez che parte con un'azione personale, si ferma e si gira, gioca al limite per Borriello che protegge questo pallone, arriva Maicon, numero del colosso che se ne va su Eto'o, palla in avanti, Eto'o potrebbe cambiare tutto sul fronte opposto, ecco là, ci sono Pupi e Wesley, eccolo che riceve, adesso lo farà rivedere la regia il balletto di Maicon, Eto'o parte in dribbling, De Rossi che lo insegue, viene saltato, allarga il pallone per Pupi, Pupi per Cambiasso, Cambiasso per Wesley, c'è Thiago Motta, eccolo poco distante servito, va nello spazio Cambiasso, non lo vede, allora Wesley, c'è fallo dal vantaggio perché tiene palla Snyder, Cambiasso, Thiago Motta, l'apertura di prima per Maicon, bel calcio dell'Inter, Mike avanza dalla destra, lo attacca Rise, può andare al cross, morbido al centro, la testa è quella di Juan, poi Thiago in anticipo su Menez, Snyder ancora, attenzione, palla dentro per Pazzini, la testa di Rise, poi Simplicio non passa il filtrante di Snyder, Menez, l'azione individuale in contropiede, bravo Tiagone ad anticipare, poi Maicon, rimpallo, favorisce però Borriello, riparte ancora la Roma con Menez, Menez attaccato da Thiago che gli porta via palla, grande Tiagone e si riparte con Samuel Eto'o che se ne può andare, butta il pallone fuori però rinunciando a uno contro uno da quella parte, Menez era rimasto a terra ma in realtà si era ripreso subito. Un grande intervento in anticipo di Thiago Motta che gli porta via secco il pallone in mezzo alle gambe arrivando con grande rapidità, palla rimessa in gioco con Eto'o che punta a Cassetti, c'è anche Perrotta in seconda battuta, palla orizzontale su Snyder, lo attaccano in due, scarica indietro su Thiago Motta, Cambiasso, Thiago, Wesley, parte Pazzini, posizione regolare, Pazzini entra in area, atterrato, è rigore, è rigore, è rigore ed espulsione, rigore ed espulsione di Burdisso, è rigore ed espulsione di Burdisso, è rigore ed espulsione di Burdisso, e gli ha rubato il tempo, il pazzo gli ha rubato il tempo, gli ha rubato il tempo, è andato dentro e Burdisso non poteva fare altro che buttarlo a terra. L'assist di Snyder, Pazzini, posizione regolare, va dentro, netto lo sgambetto di Burdisso, chiara occasione da gol, è rosso diretto per Nicky Burdisso, adesso c'è Samuel Eto'o contro Giulio Sergio, i minuti sono 17 al Meazza, parte la rincorsa di Eto'o, fischia l'arbitro, attenzione, parte la rincorsa, il tiro, e sono 3, Eto'o, 3-1, minuto 18, sono 3, 3-1, con la Roma in 10 adesso, 3-1 con la Roma in 10, festa grande qua al Meazza, festa grande qua al Meazza, mamma mia,
quindicesimo gol in campionato per Eto'o, che insegue Cavani, che anche oggi ha segnato, che è 18, supera Di Vaio e raggiunge Di Natale a 16. È una lotta quest'anno fra cannonieri veramente spettacolare. Inter 3, Roma 1, Roma in 10. Vediamo qual è il cambio dentro Loria, ovviamente. Ed esce, uscirà una punta, esce Menez. E allora al minuto 19 fuori Menez, dentro Loria, deve rimettere almeno un altro centrale Claudio Ranieri. Sarà un 4-3-2 adesso, con i soli Vucinic e Borriello là davanti. E allora Inter 3, Roma 1. Ragazzi, gestire, resistere, insistere, chiudere la gara. Vucinic, giocare con la stessa intensità, non abbiamo vinto ancora niente, il cammino è ancora lungo, eh? Quindi non molliamo, insistere. Roma con l'uomo in meno, sotto di due gol, condizioni buone per portare a casa i tre punti, ma dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto finora. Bravo Ivaramiro, su Eto'o, prova a puntare Cassetti, prova l'azione personale, se ne va. Però bravo Cassetti a chiudere, Perrotta in aiuto, in avanti per Vucinic, va a vuoto Thiago Motta, recupera la palla Borriello, Cargiale sulle sue spalle, scivola Tiagone, Rise, Simplicio, Borriello, attenzione, cerca di andare, lo chiudono, l'intervento preciso di disturbo di Ranocchia favorisce il recupero di Maicon, poi Pazzini, c'è il colpo di Juan alle sue spalle, stretta di mano con Mike, sbagliamo una rimessa con le mani, è festa grande intanto sugli spalti del Meazza, con l'Inter in vantaggio per 3-1. Maicon Carja sullo stretto all'indietro, pallone per Ranocchia, con Vucinic che ha provato una pressione solitaria e si è un po' arrabbiato con i compagni guardandosi intorno. Pronto ad entrare anche Taddei fra le file dei capitolini. Cambiasso, scambia con Eto'o, ancora il Cuciu, orizzontale la palla per Carjace, Maicon sulla laterale destra, il tocco all'indietro per Ranocchia, si allarga Ivan Ramiro che viene servito, Borriello prova ad andare a disturbare, allora Ivan è costretto a calciare lungo questo pallone, Cambiasso di testa sfiora cercando e sperando di avere un compagno alle spalle, ma non c'era nessuno in quella zona. Allora Loria tocca il suo primo pallone, appoggia a Cassetti, Loria rientrato dal prestito al Torino, Roma lo ha prelevato due stagioni or sono, ma non è mai stato considerato poi un giocatore fondamentale nello scacchiere giallorosso. Difesa che ricordiamo facendo il secondo cambio, praticamente non cambierà niente, Taddei andrà a prendere la stessa posizione a meno che faccia un 4-2-3 con De Rossi e Simplicio davanti, avanzando Taddei un po' sulla tre quarti destra, vediamo. E così sembra forse che vada. Palla rimessa in gioco con Zanetti subito attaccato da Taddei, palla giocata su Thiago Motta che allarga per Cambiasso, Cambiasso per Pazzini, troppo alta, Loria di testa, Simplicio che mette giù, De Rossi che controlla questo pallone aprendo per Rise, Roma che comunque cerca di continuare a giocare, il passaggio è impreciso con Pazzini che si intromette sull'errore di De Rossi, poi Taddei che va a colpire volontariamente Pazzini, l'arbitro lo guarda brutto brutto ma non prende provvedimento alcuno, Snyder, palla giocata su Thiago Motta, Snyder, Wesley è un'altra cosa, è un'altra cosa, il signor Snyder è un'altra cosa, con queste giocate sempre di prima, Cambiasso, Pupi, palla giocata sul Cuciu, orizzontale, pallone per Thiago, palla messa giù, apertura sulla destra per Maicon, Maicon prova a mettere in movimento Eto'o, lo anticipa Netto Loria, recupera la palla ancora Carja, Snyder, c'è largo Cambiasso, cerca il dai e vai con Eto'o, attenzione alla giocata in velocità, Thiago Motta può vedere partire qualcuno, palla per Snyder, attenzione Wesley, cerca la veloce con il tiro, dopo Eto'o applaude, applaudono tutti, il tiro centrale al minuto 23, ma bella la manovra, Snyder, Eto'o, la parata di Giulio Sergio è facile in questa circostanza, De Rossi, pallone che viene servito a Vucinic che sbaglia l'appoggio, Ranocchia è puntuale nell'anticipo, poi Maicon, Carja, Snyder, cerca il lancio in avanti per Eto'o che ha detto vabbè, non è che posso correre tutto il tempo, fammi tirare il fiato anche a me un secondo, e allora Cassetti 3-1 per noi, forza ragazzi, De Rossi avanza e appoggia sulla destra per il movimento ancora di Cassetti,
scambia con Taddei, tocco fuori per Daniele De Rossi, ancora per Taddei. Taddei cerca e trova la collaborazione di Simplicio, Simplicio si ferma, cerca di andare all'uno contro uno con Carja, larga, attenzione, De Rossi può caricare il destro, cerca un pallone dentro, poi Maicon, Carja dentro l'area di rigore, Cambiasso, Maicon, usciamo in palleggio con una palla giocata e andiamo in contropiede in 3 contro 3, attenzione, Eto'o è sulla sinistra, può andare dentro, al centro Pazzini, Pazzini, parata miracolosa di Giulio Sergio, il miracolo, era un gol fatto al minuto 24, il colpo del KO definitivo lo stava per infilare Pazzini, un'azione in contropiede eccezionale. Eto'o regala la palla con la porta spalancata a Pazzini, disturbato da Rise, è determinante l'intervento di disturbo di Rise che costringe Pazzini ad anticipare un po' il colpo e il cambio è in casa Inter, è dentro Milito, fuori Pazzini, applaude il pubblico nerazzurro, la staffetta tra i due e nella Roma è pronto ad entrare anche Leandro Greco al posto di Simplicio, quindi proprio tutto il centrocampo vuole sostituire Ranieri, vuole mettere forze fresche lì, l'abbraccio tra Leo e Pazzini, pazzi per il pazzo dicono in tribuna. Allora fuori Simplicio, dentro Greco, corner per l'Inter, primo della ripresa, il quarto, è pronto Wesley dalla bandierina di sinistra a mettere il pallone verso il centro dell'area di rigore, parte la rincorsa di Wesley, chiama lo scambio corto con Carja, ancora palla per Snyder, può andare a cross, palla dentro, attenzione, Eto'o, Diagone, è gol di Thiago Motta, ed è il quarto, 4-1, l'assist di Samuel Eto'o è il gol del 4-1, lo segna Thiago Motta che festeggia la sua convocazione in nazionale con il gol del 4-1, l'assist è sotto misura dentro l'area piccola su assist di Eto'o, in tuffo Thiago va a beffare Giulio Sergio, 4-1, spettacolo questa sera l'Inter, che spettacolo la nostra Inter ragazzi, che spettacolo la nostra Inter ragazzi, tremate o voi che siete un po' più in alto di noi per ora, preoccupatevi che l'Inter c'è. Riparte la Roma sotto per 4-1, Rise, palla fuori per Leandro Greco appena entrato al posto di Simplicio, Cassetti, Taddei, Taddei cambia tutto sulla sinistra, Roma e Inter che si riaffronteranno in Team Cup ad aprile nella gara di semifinale di questa competizione, con l'andata che dovrebbe essere allo Stadio Olimpico e il ritorno a maggio qua al Meazza. Maicon recupera questo pallone, cerca in avanti Milito che non aggancia, Loria in vantaggio su Eto'o, dà all'indietro al portiere giallorosso, palla servita larga, ricordiamo che la Roma gioca in 10 uomini per l'espulsione di Nicolas Burdisso al minuto 17, colpevole di aver trattenuto Pazzini che stava andando a fare il gol del 3-1, lo ha messo a terra, tanto Ranocchia bravo nell'anticipo su Borriello, Thiago Motta che lo aiuta, Ivan Cordoba allarga per Pupi e ripartiamo, pallone che viene giocato adesso da Zanetti su Cambiasso, in avanti per Wesley, il controllo preciso di Snyder, parte con un doppio slalom, larga sulla laterale per Zanetti, poi Milito largo nel ruolo di ala sinistra, scambia ancora con Snyderman, Snyder che cambia tutto sul fronte opposto per Oscar Già, Carja per Maicon, Maicon cerca il pallone dentro per Milito, posizione regolare, Milito il tiro, la parata ancora, la parata di Giulio Sergio, ancora un miracolo, si dispera Ranieri ma ogni azione è una palla gol per la nostra Inter. Rise, palla giocata da Greco, il tocco di Vucinic all'indietro ancora per il nuovo entrato, prodotto del vivaio De Rossi, Vucinic,
Diego Milito faccia un gol, chiedono tutti quanti, lui saluta, dice va bene. È pronto ad entrare, attenzione, c'è il debutto di Nagatomo. C'è il debutto di Nagatomo, attenzione, De Rossi, fallo di Karzai ai suoi danni. Ed ecco il debutto di Nagatomo, uscirà, magari esce Snyder, e viene cambiato un po' la disposizione in campo con Zanetti che torna in mediana. Aspettiamo però questo calcio di punizione, aspettiamo questa punizione. Ovviamente il mondo del Giappone in questo momento è in fermento, perché ci sarà il primo passo ufficiale di Yuto Nagatomo in maglia nerazzurra, maglia numero 55, arrivato da Cesena. Ma c'è un calcio di punizione in favore della Roma quando sono 29 minuti di gioco, con De Rossi pronto a battere. Fermi, cambio, dentro, fuori Snyder, applausi per Wesley. Grande prestazione di Snyder, che è stato grande protagonista, gol dell'1-0, saluta il suo pubblico. È tornato Wesley, eh? È tornato Wesley. E non è onestamente lo Snyder, il miglior Snyder di tutta la stagione, anche rispetto a quello che abbiamo visto nella prima parte. Due partite, due gol per Wesley. Saluta il pubblico, va a prendersi un bel 5 e un bel abbraccio con Leo. E allora c'è Yuto Nagatomo, andrà a fare l'esterno basso di sinistra. Punizione per la Roma con De Rossi, il tiro, il gol della Roma. Occasionale da parte di Vucinic, che si trova lungo la traiettoria. Incredibile questo gol di Vucinic alla mezz'ora, che riapre un po' il match, il gol del 4-2. Tutto questo perché il tiro di De Rossi trova Vucinic lungo la traiettoria, la palla gli rimbalza quasi addosso. Posizione regolare, perché sono là in fondo a tenerli dentro, e lui è bravo a battere in rete. Allora adesso, con l'ingresso di Nagatomo, c'è Zanetti che va, torna a fare il centrocampista centrale. Cordoba, Thiago Motta, attenzione a commettere leggerezze, la partita ancora non è finita. 4-1 era meglio di 4-2, ma ancora possiamo andare a insistere, a rimpolpare il bottino, portiamo a casa questi punti. Milito non si intende con Karzà, lo anticipa Loria in out con le mani, Maicon, Karzà, lo scambio fra i due, palla all'indietro per Pupi, eccolo servito orizzontalmente, pallone per Thiago, si fa vedere al limite dell'area Samuel Eto'o, cerca il numero chiuso, un rimpallo, Nagatomo controlla, palla giocata su Cambiasso, parte veloce sulla sinistra, attenzione a Samuel Eto'o, apertura larga sulla destra per Pupi, larghissimo c'è Maicon, il capitano per andare da dentro, allarga per Maicon, uno contro uno con Rise, cerca di andare il colosso, palla sul palo opposto, colpo di testa dentro, Milito, il miracolo, ma c'è fuori gioco, sbandierato da Copelli, di Diego Milito su assist di Cambiasso. E si ripartirà con un calcio di punizione. Vediamola la posizione regolare, non certo da qua, non si capisce, è stato bravo però ancora una volta Giulio Sergio a chiudere, sì, forse era un passettino avanti e non c'è l'inquadratura che aiuta. De Rossi, Inter 4 Roma 2, occasionale il gol di Vucinic, ma segnale questo che non bisogna abbassare la guardia fino all'ultimo. Allora Thiago Motta è puntuale nell'anticipo su Vucinic, con Zanetti che riparte di gamba veloce, c'è un intervento irregolare di Borriello ai danni del capitano. Borriello è già ammonito, ha rischiato il rosso in questa occasione. Thiagone, apertura per Nagatomo, controlla con il petto, palla messa giù, punta l'avversario, gioca facile su Cambiasso, poi ancora Thiago, c'è Pupi da questa parte, Thiago in avanti per Eto'o, all'indietro, cerca il pallone, Nagatomo lanciato in profondità, va velocissimo ma si alza la bandierina di Copelli, è irregolare la sua posizione. Giocatore molto veloce, aiuto Nagatomo, molto molto rapido, destro e sinistro, crossa indifferentemente con ambo i piedi, può giocare quindi sia in un lato che nell'altro, anche se preferibilmente giostra nella fascia sinistra. Palla giocata su Cassetti, lo attacca Cambiasso, Taddei all'indietro, il pallone De Rossi, Taddei si muove bene, riparte l'azione della Roma con un cambio di gioco a cercare sulla sinistra Rise, che però non può gestire un pallone troppo alto, servitogli dal brasiliano Rodrigo Taddei, la rimessa con le mani al minuto 33, si cerca un pallone con cui ripartire, far ripartire la manovra. E allora ci pensa Vucinic a dare una sfera a Maicon,
pronta a rimettere in gioco con le mani, con un pallone servito a Milito. Tocca per il capitano, palla per Thiago, giro palla per Cambiasso. Cambiasso fa correre per Nagatomo, controlla, chiuso, attenzione, cerca il dai vai con Milito, chiuso, Loria, attenzione uomo dietro, Cambiasso ancora per il principe ancora per il Cucciu. Cucciu che gioca la palla su Thiago, ancora per Cambiasso, pallone servito in lungolinea, un rimpallo, Thiago Motta, Milito, attenzione, prova a servire Nagatomo che se ne può andare dalla fascia sinistra, entra in area, attenzione, ci prova, guadagna il fondo, attenzione, cross, e to, porta vuota, anticipa tutti, ancora Giulio Sergio, il cross calibrato, ancora una palla gol per l'Inter con il salvataggio su Eto'o da parte del solito Giulio Sergio, migliore dei suoi sicuramente, nonostante abbia qualche colpa su alcuni gol, ma ne ha salvati almeno 5 o 6 come minimo. Greco allarga per Rise, pallone giocato orizzontalmente da Rise, ancora per Leandro Greco, al limite la palla per Borriello, protegge con Ranocchia alle sue spalle, ancora Greco cerca di trovare un varco con un'azione personale, cerca il dai vai con Borriello che si allarga, carica un sinistro, calcia malissimo Borriello, palla che va in calcio d'angolo, calcio d'angolo però, ma dove dice? Non mi sembra proprio, vediamola questa giocata, ma va, la svirgola clamorosamente, svirgola clamorosamente il pallone e l'arbitro regala un calcio d'angolo alla Roma che non c'era assolutamente, ha completamente svirgolato e il pubblico ritira fuori i fazzoletti per tagliamento. Corner battuto, colpo di testa, palo, mischia, salvataggio, gol della Roma, incredibile Loria, ma guarda come si va a riaprire una gara su un calcio d'angolo che non c'era. 4-3 per l'Inter, gara che era chiusa, due episodi, adesso con la Roma in 10, mancano 10 minuti e siamo 4-3, era una gara chiusa ragazzi. Qui c'è il colpo di testa di Juan, la palla schiacciata, prende il palo, sulla replica Loria è il più rapido di tutti a mettere in rete il primo gol di Loria in stagione. Il lancio lungo, adesso iniziano a diventare pesanti le parate di Giulio Sergio e non dobbiamo certamente farci sfuggire l'opportunità di vincere una partita che stavamo vincendo 4-1 con l'uomo in più. Giulio Sergio attaccato da Milito, chiudiamo la partita ragazzi, non facciamo scherzi, teniamo duro, Thiago, continuiamo a giocare come sappiamo, Leo dice insistere, prova ad andare Maicon con un'azione personale, se ne può andare, carica il cross, secondo palo a cercare Eto'o, il colpo di testa che sfiora la palla di Cassetti, Taddei attacca Samuel Eto'o, palla indietro per Nagatomo, controlla Yuto si ferma, gioca su Thiago Motta, l'appoggio facile su Karja che può allargare per Eto'o sulla laterale sinistra, prova ad andare dentro, palla buona per Nagatomo, guadagna il fondo, attenzione, cerca il cross basso, Cambiasso, il velo per l'uomo invisibile, arriva Maicon, il suo destro parato centrale, era giusto il velo del Cucciu ma non c'erano nerazzurri alle sue spalle e quindi è finita in un nulla di fatto questa azione che poteva essere molto più pericolosa con la conclusione diretta di Cambiasso. Vucinic, attenzione Roma che adesso ci crede perché ha trovato per due volte andando dalle parti di Giulio Cesar, anche se in maniera occasionale, i gol che hanno riaperto il match. Siamo 4-3, Karja recupera un buon pallone, Zanetti porta avanti la sfera inseguito da Rise, prova l'azione personale, messo giù dal norvegese, calcio di punizione per noi, abbiamo già visto un paio di affondi di Nagatomo sulla fascia sinistra con cross calibrati al centro, 2 su 2, molto rapido Yuto. Maicon, vedete il velo di Cambiasso ma non c'è nessuno a rimorchio, quando arriva Maicon è un po' troppo lontano, Karja resiste bene, 3 giocatori della Roma poi alla fine gli portano via la sfera, Juan riparte, poi un rimpallo sul pressing di Cambiasso, ancora Juan gioca la palla bene su De Rossi e il lancio in avanti con Maicon che chiude in diagonale su Borriello, allarga per Yuto. Yuto cerca subito il lancio in avanti per Milito, Loria di testa allarga il pallone per Rise, può ripartire la Roma, 38 minuti, 7 più recupero, Inter 4, Roma 3, gara ricca di gol, gara ricca di emozioni, gara che sembrava chiusa e si è riaperta per le giocate dei giallorossi, Ranocchia
anticipa bene, poi Maicon di Pulito, la sua giocata sul capitano, dentro per Eto'o, controlla, apertura per il Cuciu, si ferma, si libera con una finta di Taddei, fa correre sulla sinistra Aiuto che può avanzare, c'è Milito sulla sua verticale, eccolo servito il Principe, è attaccato da Cassetti, va dentro nello spazio Nagatomo, lanciato in profondità, prova ad andare, poi c'è il disturbo di un giallo rosso con Aiuto che cade a terra, si riparte con la rimessa da fondo già battuta Rise, adesso è ritornato alto al ritmo del match Vucinic, fallo di Maicon ai danni del montenegrino, lo aiuta a rialzarsi, calcio di punizione per la Roma, battuto da posizione, da dove lo batte la punizione? Cioè, va bene tutto, ma non è che puoi battere da là in fondo una punizione che è di qua, calcio di punizione da ripetere, ora sì, da lì si può battere con Rise che serve Juan. Juan cercherà di allargare sulla destra per Loria che può aprire per Cassetti, Inter 4 Roma 3, il 4-1 sembrava aver chiuso un match che invece si è improvvisamente riaperto, attenzione, esce Thiago Motta, palla al piede da una situazione non facile, poi allarga per Nagatomo, pallone sul laterale sinistro in avanti per Cambiasso, Cambiasso ancora per Aiuto, si ferma, lo attacca Taddei, attaccato all'indietro per Ivan Cordoba, Cordoba si fa pressare da Taddei che gli mura via un pallone che va in out, deve cercare di uscire con tranquillità dal adesso pressing feroce della Roma che ha ritrovato quella grinta, quel carattere, quella forza che sembrava aver completamente perduto dopo il quarto gol realizzato da Thiago Motta in tapin sotto misura, palla rimessa in gioco in avanti, c'è un fallo, no, dice Tagliavento, allora Juan mette la palla al limite per Vucinic, la testa ancora Vucinic che recupera, palla per Borriello, si gira Vucinic, vince un rimpallo, parte con una finta, il suo sinistro murato, attenzione Taddei, ci prova, palla al centro per il colpo di testa di Maicon che allontana, recupera Rise dalla sinistra, il suo cross al centro area, il pallone che rimane lì, Cambiasso che la gioca, c'è un fallo al centro con Borriello che ha ancora qualcosa da dire al direttore di gara che lo rimprovera verbalmente, Borriello già ammonito per un colpo al volto di Ranocchia, sono 40 minuti di gioco, Inter in vantaggio per 4-3. Reazione più casuale che voluta da parte dei giallorossi, ma poi nella sostanza conta quello che ottieni, cioè i gol. Giulio Sergio ha fatto dei miracoli, l'Inter poteva avere già almeno 7-8 gol al proprio attivo nel corso, per quanto costruito nel corso del secondo tempo, ma siamo 4-3 con la gara ancora apertissima con 4 più recupero, passaggio di Loria di testa all'indietro, Giulio Sergio riesce a recuperare questa palla che entra in area e mette subito in movimento Juan, ripartono i giallorossi che ricordo hanno rimontato 2 gol con l'uomo in meno per espulsione di Burdisso. Palla giocata da Taddei, prova l'azione personale, lo insegue Carja, palla larga, attenzione, Cassetti chiuso da Nagatomo, il cross di Taddei al centro, Ranocchia allontana il pallone, non ci sono nerazzurri, siamo troppo schiacciati, venite più bassi ragazzi, De Rossi, attenzione, palla al limite per Borriello, Borriello cerca di trovare Varchi, si allarga con Maicon che lo insegue, Thiago Motta al raddoppio, è chiuso ancora Borriello, salta Maicon, attenzione, poi non salta Zanetti, Maicon lo salti, Zanetti non lo salti, 42, forza ragazzi, 3 più recupero, Rise con le mani, palla rimessa in gioco, Borriello anticipato da Maicon, Eto'o recupera questo pallone, prova, la vediamo se prova ad andare in azione personale, ci prova, si ferma, lo attaccano in 3 e allora scarica all'indietro il pallone per Zanetti, Zanetti per Cargià, si libera bene con una finta, guadagna campo da questa parte, larga per Nagatomo, Aiuto controlla, c'è il Cuciu poco distante, attenzione, il disturbo, palla larga su Thiago, Thiago per Carja, Carja che si libera, non perdiamo le palle così, attenzione al contropiede con Borriello, bravo Ranocchia a chiudere, bravo Ranocchia a chiudere, poi cerca di passare, bravo Andrino, chiude bene Ranocchia, Carja, palla per Pupi, più grinta, più sostanza, meno leziosità, se ne va il capitano, messo giù, fallo di De Rossi, ammonizione per De Rossi al minuto 43 della ripresa, ammonito Daniele De Rossi per questo sgambetto ai danni di Capitan Zanetti.
Zanetti gli tocca via il pallone, lui gli rimane solo che prende il piede al capitano. Punizione battuta da Cargià che scambia con Maicon. Maicon cerca in profondità Milito, attenzione Principe, si gira, palla buona per Eto'o, arriva Cambiasso, entra in aria, è solo, chiuso, lo attaccano in due, li salta, può andare a cross, palla al limite, Eto'o, miracolo Milito, no! La porta vuota la mette in tribuna, al 44, Milito prima la parata, ancora su tiro di Eto'o del solito Giulio Sergio e poi... Guardate qua la parata su tiro di Eto'o con la porta vuota, Milito la manda altissima. Vucinic attaccato da Maicon, palla recuperata dal capitano ma c'è Risa in seconda battuta, avanza ancora la Roma con Cargià che è bravo ad anticipare, poi Zanetti, De Rossi e ripartiamo con il capitano che se ne va, azione di contropiede, 44 minuti, capitano allarga per Eto'o, lo va a contrastare Taddei, entra in aria Eto'o, guadagna il fondo, Eto'o, palla dentro, miracolo ancora, Zanetti, Cambiasso, Cambiasso, è gol, 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 è Cucciu, è 5, oh sì, è 5, è 5, al minuto 45, il gol del 5-3, lo segna Cucciu. Quinto gol stagionale per lui, l'assist di Samuel Eto'o, ancora una volta il miracolo, poi Zanetti regala una palla a Cambiasso che questa volta non sbaglia e possiamo dire che adesso possono dare anche un po' di recupero ma siamo un po' più tranquilli. Inter 5, Roma 3, che spettacolo al Meazza, che partita, 3 minuti di recupero, dice D'Amato, devastante Samuel Eto'o, devastante Samuel Eto'o. Riparte la Roma con Borriello, attenzione, palla che viene controllata dall'attaccante della Roma, Rise, palla giocata centralmente su Taddei, Taddei di esterno, allarga per Cassetti, palla un po' lunga, Cassetti contro Nagatomo, uno contro uno, rimpalla aiuto, la sfera che va in out, è rimessa con le mani. Pallone che viene rimesso in gioco dalla Roma con Cassetti, iniziato intanto l'extra time con l'Inter in vantaggio per 5-3, che emozioni, che partita al Meazza, cari miei, 8 gol, almeno altre 7-8 occasioni da gol, sicuramente una partita che ha divertito il pubblico nerazzurro e anche chi è appassionato di calcio perché ha visto due squadre che hanno giocato a calcio per tutta la partita. Palla rimessa in gioco ancora dalla Roma, al limite Greco, palla giocata su Borriello, cerca Vucinic al centro dell'area, la testa di Maicon che allontana Zanetti, è in vantaggio Rise che svirgola però il passaggio all'indietro, il capitano ci crede, è in vantaggio Kwan che con un colpo di tacco ci regala il pallone e il capitano va applaudito perché è andato a credere su questa palla che poteva andare a prendere solo lui. 46-30, 90 secondi, palla per noi con Mike, si fa vedere Milito, la palla è buona, no, fuori gioco, fuori gioco del Principe che ha avuto la palla del 5-3 e l'ha mandata in tribuna e Giulio Sergio che ha fatto non so ormai più contare quante parate clamorose ha fatto nel corso di questa serata. Avanza la Roma dalla destra con Rodrigo Taddei, apre per Cassetti, sovrappone Taddei, Cassetti la butta dentro per Vucinic, offside del montenegrino, gioco fermo, io guardo il cronometro, mancano 40 secondi anche meno al fischio finale del signor Tagliavento con l'Inter in vantaggio per 5-3. Inter con questi 5 gol va a quota 44 gol realizzati, diventa il miglior attacco della Serie A. Rilancia Giulio, colpo di testa di Juan, palla fuori, mancano 20 secondi, mancano 20 secondi alla fine di una vittoria importantissima nel giorno in cui Milan pareggia, l'Inter riesce a vincere e a guadagnare altri 2 punti salendo a quota 44 contro i 49 dei rossoneri, ma ricordiamo che l'Inter ha ancora una gara da giocare
Zanetti recupera l'ennesimo pallone, Maicon, palla per Eto'o, non fischia il direttore di gara, scambia con Carja, Gambiasso, l'arbitro dice che basta così. L'Inter batte la Roma 5-3, ennesima vittoria, ennesima grande performance dei nostri ragazzi contro un avversario, qui dobbiamo dire complimenti, una ottima Roma che ha resistito, ha sofferto, è andata sotto pesantemente, si è trovata in inferiorità, ha avuto la forza e la fortuna, ma serve anche quella nel calcio, di riaprire la gara, poi alla fine è uscito il risultato che più rispecchia l'andamento della partita, la netta vittoria dell'Inter contro i giallorossi. Tabellino è lungo, al terzo Snyder, al tredicesimo Simplicio, al 35esimo sempre nel primo tempo Eto'o, è 2-1, nella ripresa Eto'o sul rigore al 18, 3-1, Thiago Motta 4-1, poi la Roma con Vucinic alla mezz'ora, Loria alla 35 si riporta sul 4-3 e chiude il match al 90esimo Cambiasso con il gol del definitivo 5-3. Amici nerazzurri, grazie per la cortese attenzione. Inter batte Roma 5-3, vino allo studio.